Io e Guido Catalano tornammo a Torino e fummo ingaggiati subito per risolvere un lavoretto facile facile. Il sindaco di San Salvario non riusciva più a gestire le due bande rivali che fino allora avevano convissuto benissimo. I ricchionazzi dei palazzi e i froci di merda. I ricchionazzi gestivano il traffico delle puttane, perché a me la parola prostituzione mi sa troppo pulita. I froci di merda invece avevano il traffico della coca basata e crack. Ogni anno i ricchionazzi e i froci facevano la festa del quartiere e tra l'elezione di Miss Troia e il campionato di basamento, la gara finale era il lancio della bottiglia al marocchino che si fa all'incrocio tra via Belfiore e via Bertolli, con due squadre di negri e marocchini da una parte e dall'altra, che si tirano contemporaneamente le Ceres in faccia fino a che non muoiono tutti. Questa gara serve anche a tirare su l'economia del quartiere per dare lavoro ai giovani negri che vengono a sostituire quelli morti. Fino a quel momento era andato tutto liscio, ma durante il nostro viaggio alla televisione, mio e di Catalano, era successo un fatto gravissimo. Uno dei froci di merda aveva cambiato sesso, era diventato donna, ma continuava a convivere con la stessa donna di prima che aveva sposato quando era ancora uomo. Nella legge di San Salvario si sorvola su tutto, tranne il cambio di sesso senza permesso. La prima cosa che facevo io e Catrano fu andare alla biblioteca pubblica di San Salvario per parlare con questo frocio di merda per capire se aveva delle motivazioni per il cambio del sesso e le ragioni del suo matrimonio. Appena arrivati vedemmo una figa pazzesca dietro al bancone dei libri che pensavamo fosse il nostro uomo convertito come era travestito, ma aveva la voce troppo femminile e cambiamo strada. Facevo un giro senza dare nell'occhio, ma un dettaglio richiamò la mia attenzione. In mezzo a una cinquantina di studenti, che per fortuna c'è ancora qualcuno che studia in questo cazzo di paese, c'erano dei rumeni, albanesi, zingari, stranieri che mangiavano le patatine, bevevano la Coca-Cola, parlavano a voce alta al cellulare e ridevano sguaiatamente. Ora, io non sono razzista, ma ultimamente noto che con alcune bestie devi parlare la lingua della bestia, cioè la violenza. A uno di questi cazzo di rumeni puzzolenti di colera, un ragazzo gentilmente chiese se poteva abbassare la voce oppure mettere la suoneria silenziosa al cellulare perché non riuscivano a studiare. E allora il rumeno rispose in maniera memorabile: che cazzo vuoi tu, ragazzino? Se tu studiare, vai a casa a studiare, io abito qua. Perché sti cazzo di rumeni hanno preso un'abitazione diurna alla biblioteca e ci passano tutto il giorno con la benevolenza della direttrice, che ogni tanto dovrebbe farli stare fuori per dargli come regola che in biblioteca devi stare muto. Non ho mai chiesto e sinceramente non me ne fatto un cazzo, ma evidentemente sti stranieri inutili non hanno lavoro, non hanno casa, forse vivono nelle baracche, forse vanno a rubare, ma sicuramente alcuni non si lavano per una settimana e bisogna aprire le finestre anche d'inverno per evitare la diffusione del colera. Con questi, purtroppo, la gentilezza, la tolleranza, il rispetto e il riverso non servono a niente, perché sono bestie, pecore, pecoroni, hanno il cervello infantile e purtroppo vanno trattati come bambini. I diritti, i doveri, il senso civico, democrazia sono concetti che per alcune persone sono troppo difficili da comprendere e allora vanno trattati come bestie. E vedrete che vi ubbidiranno. Quando poi saranno stufi di essere bestie, allora si comincia a parlare come persone. Ma fino a quando sono fieri di essere animali, trattarli bene è come dare del voi a una prostituta.